Salve gente, come sempre io sono T-Shark e sono ritornato con un nuovissimo beatbox tutorial. Lo so, è da tanto che non faccio beatbox tutorial, ma perché proprio mi mancava l'inventivo, mi mancava il cosa farvi, cosa insegnarvi. Non ci vedo un cazzo con quegli occhiali di merda, vi prometto che da domani non li metto più, perché veramente non ci vedo una beneamata sega, tipo quella che fa i giochi. Ecco. Allora, oggi impariamo il whistle, un suono che mi ha consigliato. Al suono giapponese. Ha detto! Un ragazzo bello che mi ha commentato il video di quello di Overpower Beatbox e mi ha consigliato di fare due tutorial, uno sul whistle. Penso che si pronunci così, fa anche figo dirlo, whistle. E il secondo sul OD bass, o bass, o basso, il basso OD, oddio il basso. E oggi impariamo il whistle, un suono abbastanza semplice a mio avviso, e spero di riuscire a farlo bene. Due secondos che prendo anche la nostra amatissima bottiglia d'acqua quasi vuota. Perché ci servirà moltissimo in questo video e vi spiego subito il perché. Per fare questo suono, abbiamo la necessità di avere le labbra abbastanza bagnate. Ha detto! No, direi che abbiamo le labbra. Ok, sono un po' porno questa affermazione. L'importante è sbollare! Diciamo che dobbiamo avere le labbra umide, ecco, per riuscire a farlo bene. Io già ce le ho molto umide per colpa del sudore, perché voi non lo vedete nel video, ma io sto grondando sudore. Veramente fa caldissimo, si muore, non posso neanche accendere sto cazzo di ventilatore, perché non hanno ancora inventato un ventilatore che non fa rumore. Porca puttana. Allora, senza prolungarci troppo su altre cazzate, vediamo questo whistle, che è un suono, a mio avviso, come ho già detto, molto semplice. Ed è una fusione tra due suoni. Uno che sappiamo fare praticamente tutti, anche quelli che non sanno fare beatbox, che è il fischio. Ecco. Il secondo suono sa farlo comunque anche chi non sa fare beatbox, è la R. Noi l'abbiamo imparata, questa specie di brass, se non vado errato, per fare i beat normali. Ecco, noi dobbiamo prendere e fondere questi due suoni. Prima di tutto mi bagno le labbra. Ecco, adesso che le nostre labbra sono veramente bagnate, possiamo fare questo suono. Il suono è il seguente. Non prometto niente, non venitemi a dire, ma questo non è il suono come bisogna farlo, il tuo suono fa schifo. Magari non riesco a farlo bene, però io ci voglio provare, ok? 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 Ok, allora. E nel frattempo il telefono mi dice che non ho più batteria. Che bella cosa, che bella cosa. E tanto non lo taglio perché so che vi piacciono questi pezzi dove io vi prendo così proprio a sprovvista. E allora ragazzi, per fare questo suono bisogna fare questo brass, questa R, e cercare di fischiare nello stesso tempo. Sapete fischiare, cazzo. Non mi viene ancora pulitissimo, lo so. Come ho già detto, non lo so ancora fare alla perfezione. Mi ci allenerò perché è abbastanza carino come suono e si può anche inserire semplicemente sui beat lenti, perché sui beat veloci vi assicuro che è difficile. Non dico impossibile perché magari i beatboxer bravi lo sanno anche fare, però è difficile perché sui beat veloci bisogna muovere velocemente la bocca e passare ad esempio da un a un non è semplice. Quindi lo potiamo ragazzi, proprio come lui fa. Andiamo a zappare a vigne. Zappo a vigna.
Mi stavo dimenticando quel cazzo che dovevo dire. Noi dobbiamo prendere questo suono e farlo, perché è semplice, ok? Fischiare e fare R fischiata. Ad esempio, un beat lento che potrei dirvi, farvi adesso sarebbe... Allora ragazzi, questo era il tutorial, non è niente di eccezionale, perché non lo dico da tanto e volevo dire che non è niente di eccezionale. E quindi, che cazzo dovevo dire ancora? Ah sì, volevo dirvi che... L'importante è sbollare! Non so più che cazzo dirvi. No, è un beat molto semplice, cioè è un suono molto semplice ragazzi, è basilare, lo riuscirete a fare molto velocemente. Un consiglio che vi do è prendere... impararlo, cioè nel senso, quando cercate di impararlo, farlo piano, non perché non vi uscirà nemerito cazzo. Non dire parolacce, sennò chiamo la polizia. Dovete farlo piano, sottovoce quasi. Ed è molto semplice come suono. Spero che il video vi sia piaciuto. Te ragazzo bello che mi hai commentato, ti ringrazio davvero tantissimo per l'idea che mi hai dato di questi due bellissimi tutorial. Più avanti farò anche l'Odi Bass, o Bass, o Basso, o come cazzo lo vuoi chiamare. E spero di averti accontentato con questo video, spero che sia proprio quello che tu chiedevi. Non ne sono sicuro, ti ho detto, mi sono guardato un paio di video su YouTube. E ho trovato... questo suono, da quel che ho capito, si chiama whistle cricket, se non vado proprio errato. Spero di aver accontentato anche voi ragazzi con questo nuovissimo, bellissimo, fichissimo tutorial. E commentate, condividete, spollicciate a manetta finché il tasto proprio esplode, parte in atmosfera che non lo vediamo più. Iscrivetevi, soprattutto iscrivetevi, se no vi do fuoco al divano. Attenzione, veramente lo faccio, vi vengo a casa e vi do fuoco al divano. E niente ragazzi, noi ci rivediamo domani, dopodomani, oppure quando cazzo riesco, perché sta settimana lavoro di mattina, quindi al pomeriggio riesco tranquillamente a fare i video, quindi vi romperò i coglioni per tutta la settimana.